Continua la scia di sangue e terrore in Afghanistan, la mano è sempre la stessa, quella dello Stato Islamico. L'ISIS ha rivendicato l'attentato di ieri alla moschea di Kandahar, dove hanno perso la vita 47 persone, altre 70 rimaste ferite, alcune in modo grave. In un comunicato diffuso su Telegram, l'ISIS ha spiegato che due kamikaze si sono fatti esplodere in due punti differenti della moschea in due momenti diversi, mentre i fedeli stavano pregando. Sulla piattaforma social si legge: "Vi sono decine di morti e di feriti tra i rinnegati politeisti in un'operazione che ha avuto come obiettivo un loro tempio a Kandahar". La guerra interna all'Afghanistan ha preso il via subito dopo la salita al potere dei talebani il 15 agosto. Soltanto una settimana fa un kamikaze aveva colpito la moschea sciita di Kunduz, uccidendo 50 persone. Da 2 mesi a questa parte l'attacco più grave del neonato ISIS-K si era registrato all'aeroporto di Kabul, bilancio più di 90 morti.